Buonasera cari amici, grazie di essere qui, grazie di avermi invitato. Questo che vedete è Edward Hopper in uno dei suoi non moltissimi autoritratti che ha dipinto. È un artista misterioso, un artista che è stato a lungo poco capito, anzi praticamente tutta la sua vita, anche se ha avuto un estimatore importante nell'allora direttore del MoMA di New York, parliamo degli anni 30, in cui ha avuto una mostra al Museo d'Arte Moderna di New York, però in tutta la sua vita ha sempre venduto piuttosto poco, o quasi niente, e soprattutto non è stato considerato dalla critica. Un po' i grandi scopritori di Hopper sono stati, quando lui era ormai vecchio, sono stati in Warhol gli artisti della pop art. E voi vedrete che in realtà la pop art non c'entra nulla con Hopper, però sono stati proprio Warhol, Liechtenstein e così via a riscoprire. Sono stati proprio loro a scoprirlo. Questo volto che vedete un po' interrogativo, un po' tra l'ironico, il silenzioso, l'introverso, credo che ci dica molto del suo carattere. Se passiamo all'altra diapositiva, cominciamo a vedere un po' il suo percorso. Io credo che il fatto che sia stato poco capito e poco conosciuto dipende essenzialmente da una cosa. Credo che voi siate nella posizione più favorevole invece per comprendere Hopper, e credo anche per comprendere l'arte, perché siamo in un centro tra l'altro di studi di filosofia e anche di spiritualità, di avvicinamento alla spiritualità orientale, che insegna come per capire si debba prima svuotarsi, no? Il valore del vuoto. Ecco, questo dovrebbero imparare prima di tutto i critici, che molto spesso sono pieni di se stessi e quindi non riescono a capire la novità dell'arte. Allora, quando si vedevano opere come queste, erano gli anni del cubismo, dell'astrattismo, della scomposizione della forma operata dalle avanguardie, e quindi vedere un quadro come questo, dove si rappresentava una casa dell'Ottocento americano, sembrava una cosa strana, poco moderna, che si capiva poco, non abbastanza in sintonia con quello che si doveva fare nel XX secolo. E appunto, invece di guardare, si pensava che cosa l'artista dovesse fare, e quindi è stato un po' questo il grande equivoco. Dunque, quando Hopper dipinge queste opere, siamo nella metà degli anni 20, siamo a New York. Hopper ha quasi sempre vissuto a New York, anche se nella stagione estiva andava invece a Cape Cod, come poi vedremo. Aveva studiato sempre a New York, lui era nato a Nyack, che è poco lontano da New York, un centro industriale poco lontano. Aveva fatto un viaggio a Parigi, aveva conosciuto gli impressionisti, però non era rimasto soddisfatto di questa pittura impressionista troppo leggera, troppo volatile, troppo legata all'attimo, fuggente, e ha sempre sentito nella sua pittura il bisogno di rappresentare qualcosa di stabile, qualcosa che sembrasse uscire dal tempo. E in effetti una casa come questa, che non è degli anni 20, 1925, quando viene fatto il quadro, è una casa circa di 70 anni prima, aiuta a uscire dal tempo. In effetti, se noi guardassimo quest'immagine, ci chiedessimo dove siamo, faremmo forse un po' fatica a dire siamo nell'America del XX secolo, siamo nel XX secolo. Quello che vediamo è una casa che però potrebbe essere un po' di tutte le epoche. Vediamo
un paesaggio che però è tagliato in modo da non offrirci degli elementi, non so, una spiaggia con delle particolari caratteristiche, e quello che soprattutto notiamo è un senso di silenzio, un senso di immobilità, di sospensione, che era proprio quello che Hopper cercava. L'altra, vi dicevo che la metà dell'anno Hopper lasciava New York con la moglie Jo, che era anch'essa pittrice, e si recavano in uno dei posti che oggi più cari, che sono oggi più cari, più inavvicinabili dell'America, cioè Cape Cod, che oggi è un posto per straricchi, affacciato sull'oceano, dove c'era praticamente questo faro e poco altro, è una casa che poi Hopper costruisce, ma allora appunto non c'era quasi niente, c'erano i gabbiani, c'era la spiaggia, c'era il mare, l'oceano sconfinato, e a Hopper piaceva proprio questo senso di isolamento in cui rifletteva, Hopper era un uomo che parlava molto poco, in cui poteva riflettere, in cui poteva pensare, in cui forse poteva anche cercare meglio se stesso, e anche qui Hopper, vedete, dipinge qualche cosa che vedeva davanti a sé, ma soprattutto dipinge qualche cosa che è dentro di lui. Ci sarebbe facile, adesso c'è una mostra che si intitola America, dove ci sono tanti pittori che dipingono il paesaggio, ma lo dipingono molto superficialmente, un po' avvenute da cartolina. Invece Hopper non fa niente di simile, non si concentra per esempio sulla banalità delle onde, no, in natura non c'è niente di banale, ma potrebbe essere banale il nostro modo di guardare la natura. Non si concentra su quello che si muove, su quello che dà l'impressione del movimento, quindi del divenire, delle cose che passano. E invece si concentra su questo elemento, su questo faro, sulla casa dell'addetto al faro, e soprattutto anche qui blocca l'immagine. La blocca come se fosse sottratta alla vita e improvvisamente vedessimo soltanto queste forme geometriche precise. Hopper era molto attratto, per esempio, dalle case americane col tetto a triangolo, che sembrano quasi dei teoremi geometrici, anche dalla forma del faro. Dietro quest'opera c'è la conoscenza di De Chirico. De Chirico, che è stato l'artista che Hopper forse ha amato di più e che ha trasposto, naturalmente portandolo in una realtà americana, quindi niente frammenti di statue greche, niente manichini, niente classicità nel senso occidentale europeo del termine, e però ha trasposto quel senso di immobilità, di mistero, di enigma che c'è in De Chirico, l'ha portato nel suo mondo americano, l'ha ritrovato sull'Oceano Atlantico, a New York, in una casa, in un faro, in un molo, in un angolo di strada. Ma è lo stesso discorso di De Chirico. E il discorso di De Chirico, mi chiederete voi, qual è? È molto semplice. De Chirico guardava ogni cosa vedendo in ogni cosa un mistero. E suggerendo a noi che il vero mistero è quello che deve fare l'arte, cioè rivelarci che c'è un mistero. Attenzione, non rivelare il mistero, se no lo si banalizza. E forse non è neanche possibile, se no che mistero sarebbe? Rivelare che c'è il mistero. E De Chirico come fa a rivelare il mistero? Guarda tutte le cose sentendole come enigmatiche, come cariche di un interrogativo che non ha una risposta, anche le cose più immediate. Quindi De Chirico non scompone la forma, non inventa delle forme nuove, dipinge delle cose, una casa, delle arcate, una statua, cose apparentemente riconoscibili, però insinua in ogni immagine, non solo in quelle metafisiche del periodo ferrarese, insinua in ogni immagine l'idea
che c'è un grande mistero. Diceva lui, bisogna scoprire l'occhio in ogni cosa. Cos'è l'occhio? È la visione dell'invisibile, la visione dell'enigma. Ecco, Hopper fa la stessa cosa, l'altra, e lo fa appunto, e questa è la sua grandezza, non però copiando. In realtà uno guarda queste cose e dice, ma l'ultima cosa a cui si può pensare è De Chirico, assolutamente, ma è il sentimento che è lo stesso. Lui non copia De Chirico, ma ha imparato dal suo sentimento, ha imparato la lezione di De Chirico e la porta essendo lui se stesso, nell'America, nella New York in cui vive. Anche qua, questa è un'opera molto famosa che forse parecchi di voi hanno visto, è diventato un poster, la si ritrova sulle scatole dei biscotti, anche ci sono manifesti a volte che troviamo nelle stanze dei nostri ragazzi, anche se pochi sanno che è di Hopper, ma in realtà ha una sua evidenza. Hopper è stato sempre visto come l'artista che parla della solitudine contemporanea, proprio perché questo senso di sospensione, di mistero che hanno le sue immagini, quasi di immobilità delle cose, comunica subito, a prima vista, un sentimento di solitudine. In effetti anche quel faro che abbiamo visto non c'era nessuno, quindi più solo di così. Ecco, dava l'idea di una natura anche dove si è soli di fronte alla natura stessa. Questa è un'opera in cui il sentimento di solitudine è particolarmente evidente. Siamo alle 2 di notte, più o meno, in una notte in cui sono rimaste accese soltanto le luci di un pub notturno, di uno di quelle caffè che sono così diffusi a New York, ma anche nel caffè non c'è quasi più nessuno, ci sono soltanto 3 avventori che evidentemente sono lì perché non sanno dove andare, non parlano neanche tra loro, sono più isolati che se fossero soli nella loro stanza, nella stanza della loro casa. La luce, che è una luce che illumina pienamente il caffè e lascia in ombra quasi tutto il resto, come se fosse una luce che è proprio fissata, un flash che illumina questo ambiente, suggerisce quasi come tra le quinte di un teatro un senso di vuoto. Siamo tra l'altro nel 1942, quindi c'è una particolare accentuazione di questo e di questa dimensione di solitudine. Però vedrete che non è tanto questo che interessa l'artista. Hopper l'ha detto proprio, la solitudine c'è nei quadri, però si è parlato anche troppo, non era questo che veramente mi interessava. Ma vediamo altre opere così capiamo fino a che punto Hopper esprime la solitudine e fino a che punto in realtà esprime qualche cos'altro. Vediamo un'altra di queste immagini. Ecco, anche qui un'immagine che è diventata molto famosa, credo di aver contato 3 romanzi che hanno in copertina questa donna, probabilmente i rispettivi editori, non, i grafici dei rispettivi editori non si sono parlati perché ormai è diventata così molto diffusa. Una donna da sola in un albergo, un senso quasi di sfacelo, un viaggio, perché non è a casa sua, quindi una casa non propria, però un viaggio dove è da sola o dove è rimasta da sola o dove è stata lasciata da sola, e quel senso di desolazione reso ancora più evidente da questo foglio che ha in mano. Vediamone un'altra ancora. Anche qui è l'interno di un ufficio, e anche qui c'è una collaborazione evidente, la segretaria o la collaboratrice sta cercando qualche cosa, una pratica, un foglio che le è stato chiesto, ma non c'è fra i due nessun senso
come dire, cordialità, di senso quasi di ognuno è piuttosto staccato, la persona non la guarda nemmeno, sono concentrati sulle cose da fare, insomma, niente che dia l'idea, come d'altra parte accade nella realtà, niente che dia l'idea che il luogo di lavoro è un luogo di amicizia. Ecco, direi che se qualcuno ha presentito, sapete che gli artisti presentano le cose molto prima, l'artista non è uno che rappresenta quello che tutti vedono, è uno che vede quello che vede prima e quello che gli altri vedono dopo. Allora, se c'è qualcuno che ha presentito il mobbing, credo che sia stato Hopper, no? Quindi, luogo di lavoro come luogo di disagio, non come luogo di collaborazione piacevole e magari amichevole, insomma, invece un luogo dove si sta insieme perché si è costretti a stare. Però, ecco, in tutte queste opere dove effettivamente la solitudine c'è, però permette qualche cosa d'altro, cioè blocca l'immagine, la ferma, non solo per esprimere la solitudine, non tanto per esprimere la solitudine, ma per farci riflettere. Se noi vedessimo delle persone che lavorano e capissimo bene cosa stanno facendo, probabilmente diremmo, ecco, questo è un ufficio dove si lavora. Invece permette qualche cosa di non ben chiaro, come mai lei guarda lui e il capo non la guarda, che cosa sta succedendo, perché c'è questa strana angolatura. Insomma, suggerisce un'immagine dove quello a cui vuole arrivare è appunto crearci un senso di domanda senza una precisa risposta. L'altra? L'altra? Vedete che anche qui ancora una stanza d'albergo, una stanza di una casa domestica dove la persona era ripresa di spalle e guardava fuori dai vetri, qui una rappresentazione teatrale dove quello che interessa Hopper non è quello che avviene nel teatro ma quello che avviene fra le quinte, questa persona non sappiamo se una persona che lavora nell'ambito di quello del teatro stesso, ma anche lì isolata, l'altra. Però sono tutte immagini dove in realtà, oltre a rappresentare questo sentimento di solitudine, si rappresenta una scena dove il tempo è fermo, dove il tempo è immobile. Hopper lavora sempre sul tempo, un tempo che non passa, come se improvvisamente sulla scacchiera della vita tutto si fosse immobilizzato. Ed è questo che gli interessa, e è questo l'effetto che ricerca, proprio perché attraverso questo può dare l'idea che la vita che noi viviamo, in cui siamo immersi, non è qualche cosa che va usato, che va vissuto senza domani. Vissuto così, come immedesimandosi completamente e concentrandosi su quello che stiamo facendo, perdendo di vista però che in realtà non sappiamo né chi siamo né a che cosa tendiamo e neanche a che cosa stiamo facendo. Continuiamo come certi criceti, certi negozi di animali che girano su una ruota che gira e continuano a correre affannandosi e però dove va tutta questa corsa? Ecco, a Hopper interessa bloccare un attimo la vita, magari una rappresentazione teatrale, un momento di lavoro, il momento in una stanza d'albergo, eccetera, per far riflettere appunto su quello a cui si può riflettere quando tutto si ferma. E che la solitudine non fosse il suo tema, se ci pensate un tema un po' banale, solo la solitudine, non è solo quello che poteva interessare un artista compreso come Hopper, è proprio questo quadro su cui lui si sofferma, su cui riflette, uno dei pochi di cui parla proprio
di cui accetta di dire qualcosa. Quest'opera è nota come Domenica mattina presto. Questo è il titolo con cui è sempre conosciuta, riprodotta, pubblicata, non venduta, perché come vi dicevo Hopper non vende mai i suoi quadri, e questa è una fortuna da un lato, perché tutte le opere di Hopper sono, o quasi, diciamo il 95% delle opere di Hopper non sono in mano a collezionisti privati, ma sono state date quando Hopper era ormai negli ultimi anni della sua vita, sono state destinate al Whitney Museum di New York, che ha circa 3.000 opere. E questa donazione è stata perfezionata dalla moglie di Hopper, che è morta un anno dopo di lui, e in quell'anno però ha fatto a tempo a perfezionare questa donazione. Allora, tutte le opere di Hopper sono là e sono non tanto visibili, perché 3.000 opere non c'è nessun museo che possa esporle, però sono lì e sono anche a disposizione. C'è però un purtroppo in questa situazione che sembrerebbe ottima per conoscere e vedere un artista, cioè gli americani hanno un senso fortissimo degli affari, hanno un senso molto preciso degli affari, per cui per fare una mostra di Hopper ci vogliono un sacco di soldi, perché tu devi pagare le royalties al Whitney Museum, che ha tutti i diritti, eccetera. Per cui fare una mostra di opere è facilissimo, potremmo organizzarne una anche qua, mi date un telefono, anzi telefonate uno, voi saprete senz'altro meglio di me l'inglese, si telefona, e beh, oggi è sabato, magari no, lasciamo un messaggio, ci richiameranno lunedì, si può fare al telefono nel giro di un paio di ore. Basta però avere quei 5-10 miliardi che servono a appunto pagare le royalties e tutto il resto, cosa che io non ho, ma voi che mi hanno informato, voi come centro siete molto facoltosi, e quindi è così, se avete questa idea. Insomma, faccio per dire che, ma perché ero arrivata a questo discorso? Ma insomma, faccio per dire che l'opera di Hopper è tutta al Whitney Museum, che sarebbe cosa meravigliosa, se non ci fossero appunto questi diritti onerosissimi da pagare, cosa per cui fate attenzione che capita non di rado che una mostra di Hopper sia annunciata e poi non venga fatta. Ricordo il Macro di Roma aveva annunciato una grande mostra di Hopper che doveva inaugurare la stagione, non se ne è fatto più niente. Sgarbi a Milano, quando ha presentato il suo programma di assessore alla cultura qualche anno fa ormai, ha annunciato una grande mostra di Hopper che non si è mai fatta né mai si farà, appunto per quelle ragioni ahimè prosastiche che vi dicevo prima. Tornando a questa opera, diceva, ecco perché avevo divagato su queste cose di contorno, perché dicevo questa opera è nota, non è venduta perché niente è stato venduto, ma è nota, è pubblicata, è conosciuta con il titolo Domenica mattina presto. Cioè siamo in una via di New York, appunto la domenica mattina presto, tutto dorme, tutto tace, i negozi sono chiusi, non c'è nessuno, tranne appunto i segni di arredo urbano, e quindi solitudine quant'altra mai. Ecco, su quest'opera Hopper ci dice qualcosa che ci deve fare riflettere. E dice, no, il titolo Domenica mattina presto non l'ho dato io. Hopper in realtà non aveva intenzione di farci riflettere su quanto siamo soli alla domenica mattina in cui non andiamo a lavorare e spesso non ci sentiamo più soli, perché d'accordo che gli uffici non sono luoghi meravigliosi, però quando ci troviamo appunto una domenica mattina da soli può essere, il senso della solitudine può essere ancora più evidente. Un grande poeta come Pagliarani dedica il libro La ragazza Carla, forse il libro di poesia, il piccolo poema La ragazza Carla, a una ragazza che appunto si chiamava Carla, di cui racconta Pagliarani che al venerdì sera prendeva un sonnifero per dormire fino al lunedì, tanto le erano insopportabili i weekend. Spero che sia un'esagerazione poetica, però in realtà, anche se non ce lo diciamo gli uni con gli altri, il problema poi della, appunto del sentimento di solitudine è un problema tutt'altro che inventato da Pagliarani. Bene, però non era questo
mi interessava Hooper, perché questo è anche una cosa di psicologia, appunto, anche abbastanza, se volete, scontata. Hooper rappresenta questa porzione di una strada di New York in un momento in cui tutto è fermo, in un momento in cui non c'è l'attività di vendita, gente che corre per le strade, gente che cammina, ma tutto si è come bloccato. E allora succede in quest'opera quello che, per esempio, diceva De Chirico, che lo diceva per spiegare la sua pittura, diceva: provate una volta, pensate come se entraste in una stanza e vedeste tutto come per la prima volta, come se le cose che vi sono più familiari, il vaso, il bicchiere, la bottiglia, i fiori, non li aveste mai visti e per la prima volta li vedeste senza ben sapere che cosa sono. Ecco, con questo atteggiamento bisognerebbe guardare le cose, come se non fossimo abituati a usarle senza pensarci, no? Chi di noi riflette sulla bottiglia, e qui adesso mi verso un bicchiere e mi fa piacere che di poter bere un bicchiere d'acqua, ma non è che mi metto a riflettere. Ecco, invece, se la vedessi come per la prima volta e mi chiedessi di cosa sono, allora ecco che il discorso diventerebbe più interessante. Ed è proprio quello che cerca Hooper, cioè non tanto gli interessa la domenica mattina, i negozi chiusi, eccetera, ma quel momento in cui la vita quotidiana cessa di essere un fluire, un correre di attimi, e come se fosse una porzione di un puzzle che viene tirato via dall'insieme, improvvisamente sotto il microscopio del mio pensiero e anche del mio cuore, rivela appunto che tutto è tutt'altro che chiaro, tutt'altro che quotidiano, tutt'altro che evidente come penseremo. E per spiegare meglio questo concetto, Hooper cita un artista, un poeta che lui amava molto e che è Verlaine, e Verlaine in una sua poesia parla di un'ora squisita, l'ora squisita in cui la vita, lui la identificava quasi in un'ora serale, in un'ora in cui, ma non è un'ora cronologica, è un'ora squisita in cui a un certo punto tutto nella vita sembra fermarsi, un silenzio improvviso, e allora in quel momento ci mettiamo a pensare. Ecco, è questo che Hooper vuole fare, perché è vero che denunciare la solitudine è importante, per carità, magari anche denunciare una certa inumanità della città contemporanea, però è ancora più importante imparare e spiegarci e dircelo, non ce lo dicono mai abbastanza, che non si può vivere senza pensare, senza meditare, vivere soltanto facendoci prendere dal flusso della vita, dal corso della vita, dalle scadenze che sono sempre implacabili, per cui tutto andava fatto ieri e noi arranchiamo dietro ogni data e ogni impegno. No, è importante fermarsi a pensare. Allora qui non è più il fatto che ci si sente soli, ma il fatto di chiedere che cos'è una casa e che cos'è un negozio e che cos'è la nostra vita e che cosa siamo noi. Questo Hooper voleva raggiungere, come nella poesia di Verlaine, che lui cita, quest'ora squisita, che poi è squisita ma anche inquietante, perché in quel momento le cose si rivelano non come mezzi di un'azione, non come strumenti del nostro fare, ma si rivelano come un teatro di cui noi cerchiamo il significato e magari non lo troviamo. L'altra? La pittura di Hooper è apparentemente tutta qui. Non c'è un mutamento di stile, non c'è nulla da capire, non ci sono discorsi che potrebbe fare un grande critico spiegando che cosa significa la composizione, non ci sono manifesti, non ci sono dichiarazioni di poetica, tutto è chiaro, anzi tutto è talmente chiaro da risultare incomprensibile. Sempre
abbiamo questa assoluta evidenza dell'immagine, qui una porzione di New York, un muro con i cartelli pubblicitari, un semaforo in primo piano, e però questo fermarsi, questa sospensione, questa atmosfera, ancora una volta di inspiegabilità. Attenzione, l'inspiegabilità delle cose più evidenti è il vero tema di Hopper, non la solitudine che pure c'è, ma non è quella la cosa più importante. È un po' come quando il nostro Morandi diceva: non c'è niente di più misterioso del visibile, e quindi metteva tre bottiglie o tre vasi vicini, che sono la cosa più banale dell'universo, perché in realtà voleva appunto dimostrare che non c'è niente di più misterioso, di più astratto, diceva lui, del visibile. Perché chi può dire veramente di conoscere, di capire che cos'è un bicchiere? Se capissimo cos'è un bicchiere, capiremmo anche cosa siamo noi, ma lo capiamo. È lo stesso punto interrogativo. L'altra. Così la pittura di Hopper si presenta come il contrario della pop art, anche se i pop artisti, abbiamo visto Warhol, Gentile, Rauschen, sono quelli che lo sdoganano, cioè Hopper era quasi dimenticato negli anni 50, considerato un artista incomprensibile, comunque poco moderno, poco aggiornato, invece loro cominciano a farlo esporre nelle loro mostre negli anni, alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, e quindi a farlo conoscere. Però Hopper è il contrario di Warhol. Guardiamo quest'opera si intitola Pompa di benzina, e è la prima volta, perché siamo negli anni 40, è la prima volta che viene dipinto un logo pubblicitario. Quel cavallino della Esso, della Total, adesso lo vedo bene, comunque è il della Total, mi pare, è il, come? Mobile. Della Mobile, ecco, della Mobile, è la prima volta nella storia della pittura che viene messo un logo pubblicitario in un'opera. Quindi è ancora prima della Campbell Soup di Warhol, è ancora prima dell'uso dei mass media e dei mezzi di comunicazione di massa fatto dalla pop art. Però mentre la pop art usa, per esempio, la marca di dentifricio o lo scatolone della verdura, della minestra in scatola, appunto, o del Brill, lo usa per far portare una banalizzazione totale, esprimere proprio questa banalità della cultura contemporanea, o per fare la cosa opposta. Cioè, non gli interessa mettere la marca come uso del quotidiano, ma anche la marca diventa un elemento misterioso. Quando Andy Warhol, forse sto facendo dei riferimenti che non sono familiari a tutti. Comunque, Andy Warhol, per esempio, fa dei quadri in cui mette una scatola di detersivo con la sua bella sigla in primo piano, e fa un quadro con una scatola di detersivo. E rappresenta la banalità delle cose. Anche Hopper mette una marca. Ma in questa pompa di benzina, vedete che in realtà c'è qualche cosa che non capiamo. C'è una strada, ma non ci sono macchine. C'è una persona sola davanti a queste pompe di benzina, e però non c'è veramente una strada. O la strada si perde nelle ombre del bosco. Allora questa rappresentazione di una pompa di benzina senza macchine, senza una strada chiara, diventa una metafora della vita, che è un andare, dove noi andiamo, abbiamo fiato, abbiamo appunto energie finché le abbiamo, ma è la meta che ci sfugge, è anche il punto di partenza. Come mai qualcuno ci ha gettato in questa strana avventura che è la vita, e che senso ha e dove tende?
Ecco, Hopper si pone queste domande, quindi anche se usa la marca pubblicitaria non è per mettere in primo piano la banalità delle marche e della pubblicità, ma ancora per fare filosofia. Hopper è un artista fortemente, intimamente filosofico, ma attenzione, non la filosofia libresca, che lascia il tempo che trova, la filosofia che ti fa cambiare, che ti interroga nel profondo e che non si esprime attraverso i libri, si esprime nel silenzio, si esprime nel cuore di ognuno di noi quando dedichiamo un po' di tempo appunto a lei, al pensiero. L'altra? E terminiamo questa conversazione guardando una delle ultime opere di Hopper, che è un artista che non ha evoluzione, non ha cambiamento di stile, dipinge sempre non nello stesso modo, perché non ha neanche una ripetizione o un tema preciso, ma ha però lo stesso modo di vedere le cose, di vederle arrivando all'essenziale, di vederle uscendo dal tempo, di vederle sottratte al correre della vita, di vederle appunto dal punto di vista dell'eternità e dal punto di vista dell'oscurità delle cose. Oscurità che però non è un'oscurità del colore, un'oscurità pittorica, è l'oscurità dei significati. Anzi, all'oscurità dei significati corrisponde invece una luce fortissima, perché poi da un punto di vista stilistico e pittorico proprio il problema fondamentale di Hopper è il problema della luce. Tutti i suoi quadri sono quadri in cui cerca la luce, non la luce degli impressionisti, la luce, il tremito dell'attimo, la luce delle 3, delle 4, delle 5. Pensate a Monet, l'impressionista, che dipinge la cattedrale in tanti momenti diversi della giornata per indagare la luce come fatto atmosferico che cambia continuamente. No, Hopper è contrario, è la luce che non cambia. Una luce egizia, per così dire, anche se vive a Manhattan, la stessa luce di De Chirico, che è immobile, una luce che getta ombre geometriche, ombre triangolari, ombre precise come un teorema, e al tempo stesso è una luce che diventa un senso di vuoto. Questa è una delle ultime opere che dipinge, sono ancora una stanza d'albergo. Una stanza d'albergo, se volete, un po' assurda, perché nessuna stanza d'albergo si affaccia così vicino al mare, o perlomeno l'impressione è quella di quasi di un'acqua che ti entra in casa, e quindi Hopper salta molti passaggi, non gli interessa il realismo spicciolo, la verosimiglianza da cartolina o da fotografia riproduttiva, c'è soltanto un muro su cui si disegna una geometria. Una stanza stretta, e guardate come sono stretti proprio gli spazi tra questa specie di mobile o di console addossata al muro e una sorta di poltrona o divano dall'altra parte. Abbiamo come un senso di soffocamento di questo spazio troppo stretto, quasi verrebbe voglia di dire ma battete questo muro, almeno se è una stanza piccola, però insomma ci si muoverà più a proprio agio che non dividendola con questo muro, che probabilmente non ha neanche senso. E in realtà Hopper vuole suggerire questo senso di uno spazio ristretto un po' soffocante, e però poi si apre su questo spazio ristretto questa porta, questa soglia che va verso il mare, che è un elemento infinito e che lascia entrare anche una luce che a sua volta è una luce infinita. E ancora una volta ecco che l'immagine e la poetica di Hopper è sempre questa: dipingere cose semplici in modo complesso, cioè rivelare che la complessità dell'arte non è la complessità dello stile, non è importante che l'artista non si faccia capire inventando un suo linguaggio che bisogna studiare e laurearsi al DAMS per capire. L'artista può essere il più semplice possibile, tanto è la semplicità che è complessa, e perché proprio nella semplicità c'è il mistero più profondo. Grazie.